Buonasera, torna il nostro appuntamento con A Bordo Campo, come ogni lunedì, e siamo qui per fare l'approfondimento delle varie squadre isolane per quanto riguarda il calcio di eccellenza e di promozione. Certamente l'Ischia sta dando una bella scossa al suo campionato con un bel filotto di partite in positivo, una squadra che si conferma tra le prime del proprio girone. Male purtroppo il Real Forio, il Barano, ma anche in promozione le formazioni di Lacquameno e di Procida. Avremo dei collegamenti in Skype, in remoto, con Gennaro Monaco, che stiamo cercando di raggiungere, ma anche con Mister Valerio della Maddalonese. Ma certamente il focus di questa sera è sull'Ischia. Vado a presentare l'ospite in studio, che è il nostro amico e mister Daniele Serappo. Grazie, grazie Daniele, a voi, grazie a voi, buona serata. E poi abbiamo con noi Giuseppe Buono della redazione di Teleischia. Prima di andare a parlare, Daniele, delle partite, dei fatti di cronaca, ti chiedo una fotografia di questi campionati di eccellenza, un'eccellenza divisa in tre gironi per i problemi del Covid, quindi cercare di rendere i campionati più agili, più veloci, con una durata inferiore nell'arco temporale, però in effetti perdono un po' di qualità. Ci sono probabilmente dei gironi che vedono gruppi di squadre che si trovano a lottare per la vetta con una bella frattura con le squadre più deboli. Qual è la tua opinione? La mia opinione in maniera molto diretta è che sono state delle scelte assolutamente politiche. Non c'è assolutamente la stessa qualità. Per me si tratta proprio di gironi di eccellenza e non di eccellenza. Non è possibile nell'eccellenza campana, ma non solo, perché non è solo un problema campano, quella di ritrovarsi partite con risultati 6-1, 7-1, 8-0, sono cose decisamente, a mio modo di vedere, imbarazzanti. Peraltro il numero delle società di eccellenza, i gironi saranno comunque tre, è minore il numero delle società impiegate, ma complessivamente il numero è superiore, quindi comunque sia la Lega ha incassato anche più soldi per far fare questi campionati. Però c'è una disparità di valori e c'è una forte carenza di qualità, inevitabilmente. 42 squadre, perché tre gironi da 14 sì. Squadre, si è voluto salvare le squadre retrocesse, si è aumentato certamente il pacchetto, però quelle squadre che sono state salvate oggi in effetti si trovano davvero in situazioni difficili, stanno affogando in questi campionati. Noi abbiamo la realtà, noi prossima, che è quella del Barano. Oggettivamente non credo di offendere nessuno nel dire che il Barano 2 anni è stato salvato dalla situazione del Covid, perlomeno come prima squadra. Ciò non toglie nulla alla qualità del lavoro che il Barano fa a livello di settore giovanile, con la sua struttura organizzativa, la scelta dei tecnici e l'impianto strutturale che viene dato, per esempio. Ma la prima squadra soffre tantissimo di questo, è un dato oggettivo. Io sinceramente trovo che sia stata una scelta più politica che altro, perché chi fa sport ha bisogno comunque di campionati che siano effettivamente realmente competitivi. Ripeto, io guardavo una vista alle società, vedo che ci sono gironi con squadre che nel nostro girone B, dove giocano le isolane, c'è una squadra a 0, ma negli altri ce n'è una a 4, una a 5, una a 10 punti, una a 12 punti. Cioè, oggettivamente non è possibile che in un campionato di eccellenza come quello campano ci sia una partita che finisca 8-0. Senti, abbiamo un Ischia che va discretamente, però le altre 4 isolane, perché a queste aggiungiamo anche il Lacquameno e l'isola di Procida, in effetti soffrono tanto. In effetti l'isola di Ischia partecipa, però senza poter essere protagonista, e anche l'isola di Procida. Ma è un problema diffuso, l'Ischia di suo rastrella di fatto ciò che di meglio ci può essere nell'ambito territoriale, facendo la scelta di non rifarsi a una qualità minima anche da terraferma, inevitabilmente una qualità in determinati ruoli anche leggermente inferiore viene rastrellata, e quindi anche nelle altre compagini inevitabilmente livellano al ribasso la propria qualità, la propria disponibilità, anche se poi va detto che comunque il Barano e il Forio
pescano in terraferma. Anche questo è un discorso che andrebbe fatto, perché lì è un discorso dove queste società non si capisce perché ogni settimana, ogni 10 giorni ti ritrovi comunque è arrivato un nuovo giocatore, un altro ci ha lasciato, non c'è stata comunque continuità, andrebbe analizzata e andrebbe vista anche questa. Quindi l'incapacità di fare determinate scelte o è una carenza di base nel saper costruire una squadra o c'è qualcosa a livello di gruppo che non funziona perché questi giocatori rimbalzano. Non è poi certamente questo. Un giocatore che arriva dall'oggi al domani non riesce subito ad inserirsi in una squadra, probabilmente non si dà neanche il tempo di poterlo fare maturare nel gruppo. Anche questo senza ombra di dubbio, ma se lo scegli devi avere la pazienza anche eventualmente di aspettarlo, di sapere perché lo si è scelto agli occhi esterni di chi osserva un fenomeno del genere. Potrebbero esserci altri meccanismi, diciamo così, interni d'ambiente che noi non conosciamo, ma che comunque sarebbero incomprensibili. Vedere arrivare dei ragazzi che comunque non sanno nemmeno in campo il nome di un compagno di squadra, dopo 7 giorni, 10 giorni, stanno lì ancora a cambiare, situazioni che comunque noi storicamente a Ischia non siamo mai stati abituati, perché al contrario, fatta eccezione per l'Ischia, dove giustamente si cercava magari di puntellare le rose con dei ragazzi che venivano da fuori, le altre erano rose pressoché totalmente indigene, cosa che di fatto rendeva difficile venire a giocare a Ischia, fare punti a Ischia intendo come isola, lo stesso anche a Procida, dove si sente maggiormente il peso, la responsabilità, la tradizione di una maglia, eccetera. È chiaro che questo sembra venire anche un attimino meno. In effetti c'era un po' la politica basca, no? Dei paesi baschi. Che... Ma l'abbiamo, io sono sempre stato un fautore in animo di questo tipo di iniziative, però vedo che ad oggi mi sembra solo il Barano abbia fatto una scelta seria verso un certo indirizzo. Ma del proprio settore giovanile a livello di tecnici, a livello di settore giovanile, a livello di tecnici sì, ma a livello di squadra in effetti abbiamo qualche giocatore che viene pure lì dalla terraferma. Sì, infatti anche lì. Anche e tra l'altro poi giustamente, come è corretto che sia per dare una possibilità anche ai ragazzini, è anche giusto che poi quando ci sia un ragazzino che abbia una qualità media leggermente superiore, poi invece gli si dia la possibilità di andare a misurarsi oltre Ischia. Perché poi dopo alla fine il Barano, io so che, voglio dire, al di là dei casi Romano a Forio, perché Romano in quella classe probabilmente come lui in quel ruolo ce ne saranno un paio in Italia, quindi probabilmente il ragazzo è un predestinato, però a Barano quando c'è stato qualcosa di particolarmente qualitativo in una determinata fascia di età, ultimamente Salatiello e il gruppo di lavoro a Barano lo ha proiettato verso l'esterno, come è giusto anche che sia. Poi però viene a mancare quella qualità minima per poter dare la possibilità alla prima squadra di rappresentare comunque un faro e rappresentare comunque un elemento di continuità. Quindi anche il discorso dell'Ischia di non impostare un proprio settore giovanile e di attendere che gli arrivi qualcosa dalle altre parti, e anche questo è un discorso che lascia il tempo che trova, perché a quel punto l'Ischia sarà costretta ad attendere un cavallo di ritorno laddove questi ragazzini, io prima facevo esempio del Barano, ma insomma per semplificare, non dovessero riuscire a trovare un certo tipo di percorso, a fare un certo tipo di percorso all'esterno, magari in ambito professionistico, i vari Castagna, i vari Desiato, i vari tanti altri che sono all'esterno e poi magari ritornano a Ischia. E arrivare a Ischia come cavallo di ritorno e non come trampolino di lancio, anche questo poi non è la stessa cosa. L'episodio è successo proprio a Barano con Riccardo Montanino, giovane calciatore 2002, che ha iniziato con il Barano, settore giovanile, eccellenza, e poi riuscì ad arrivare nel settore giovanile del Pisa. Poi quest'anno è tornato e gioca nell'Ischia. Beh, in effetti chi ritorna, in effetti, ha anche un po' la consapevolezza di che il calcio non è più quel miraggio da poter raggiungere. Ma chi parte, logicamente, ha quel... euforie e anche quella voglia di poter raggiungere degli obiettivi. Ma quello è un dato, una leva psicologica rilevante, cioè il Florio di 5-6 anni fa che giocava a Ischia e che noi avremmo auspicato in Serie dire, B. Tutte le cose più belle, ha avuto la sua esperienza in Serie B, ha avuto una possibilità, oggi ritorna a Ischia, e, per amor del cielo può darsi pure che il ragazzo potrebbe non stare bene, potrebbe non allenarsi bene, ci mancherebbe altro, ci sono tanto una serie di situazioni che poi io sinceramente non seguo questo tipo di discorsi interni, e quindi però per dire oggi un Florio comunque non fa la differenza a Ischia in eccellenza,
è pure un ragazzo ancora straordinariamente giovane, quindi non ha nemmeno quella forza trainante che ci si auspicherebbe, perché se tu torni e ti devi poi accontentare di spiaggiarti sull'isola, anche lì poi non va bene. A mio modo di vedere, per amor del cielo, cioè io penso che deve essere visto come un trampolino di lancio e non come un porto di ritorno. Vabbè, io penso anche, scusami, la mia opinione che disillude un po' tutti. Il calcio oggi è cambiato tantissimo, oggi arrivare in Serie A è davvero difficile, arrivare in Serie B è facile, però è un campionato che non ha più quel prestigio, quel senza valore. Ombra di dubbio, però un ragazzo di 25-26 anni, se ha fame di poter arrivare e ci crede ancora, abbiamo tantissimi casi di ragazzi che si sono riguadagnati una buona C. Ha benzina nel serbatoio. Poi tra l'altro Filippo, in questo caso, voglio dire, cioè, di benzina ne ha tantissima, però o comunque dimostrava di averne tanta e di rincorrere. Però voglio dire, se tu credi di avere veramente la possibilità di competere anche in una buona C, perché no? Voglio dire, non è che esistono solamente piazze in C che siano deleterie, anzi, giocare nulla è deleterio, però logicamente si è un po' svalutato tutto il progetto rispetto a qualche anno fa. Io la vedrei in questi termini, sinceramente. Trovo un peccato che l'Ischia non possa contare su un proprio settore giovanile, di fatto, sinceramente. E poi comunque è costretta ad accontentarsi di quello che non riesce ad andare fuori altrove. Spesso l'Ischia nasce anche come società dopo le altre, e anche in questo caso è nato dopo le altre, ha più tempo per organizzarsi, ma non sempre riesce a organizzarsi come dovrebbe. Beh, in questi casi mi sembrerebbe che abbia addirittura rifiutato di organizzarsi, perché voglio dire, stavano partendo, poi non sono nemmeno partite. Però ripeto, poi il Barano fa un certo tipo di lavoro. A Forio si sono ritrovati una pepita in sabbia, l'hanno tirata fuori, l'hanno trovata, e poi Citarelli, insomma, voglio dire, il gruppo di lavoro a Forio, insomma, il passaparola dell'ambiente ha portato fuori questo ragazzo che giustamente è meritevole, gioca sotto età anche in nazionale di categoria. Quindi questo è una, voglio dire, è una pepita che è nata perché sono ragazzi predestinati, ma il Barano che fa un certo tipo di lavoro, ripeto, quella qualità poi la porta fuori. Non credo che sia un discorso per fare un torto all'Ischia, ma giustamente per premiare il proprio stesso lavoro, perché bisogna dare soddisfazione al suo stesso staff, alla propria struttura, all'affiliazione che si ha e a questi ragazzi che poi vanno fuori. Quindi l'Ischia comunque sia, nel fare quello che ha fatto, nell'organizzarsi in quello che ha fatto, oggi si ritrova comunque ad essere bypassata. Infatti non si fa un torto all'Ischia, si fa un bene al ragazzo per dare un'opportunità. Assolutamente sì. Parliamo di calcio di questa categoria, Giuseppe, possiamo dire che l'Ischia va meglio anche perché rispetto alle altre cambia di meno e in questo momento sta riuscendo anche a scoprire qualche giocatore che prima non aveva scoperto nel modo più completo, tipo un De Luis, perché quel De Luis sta risolvendo tanti problemi all'Ischia di Iervolino. Il centravanti ce l'aveva in casa, lo ha scoperto da 2-3 domeniche, e da 2-3 domeniche l'Ischia cambia marcia. Sì, è vero, anche se dobbiamo ricordare pure la situazione di De Luis a inizio stagione, che lui voleva andare via, la società lo voleva mandare via, era vicino al Real Forio, poi non ci fu... Ma voleva andare via perché non giocava. Esatto, poi non ci fu più l'accordo tra le parti, rimase a Ischia, diciamo sforzandosi della situazione. Poi ci fu anche una piccola parentesi dove lui andò fuori in vacanza e la società lo multò e lo mise fuori rosa per qualche partita. Quindi diciamo che la situazione non è stata sempre semplice e amichevole. Poi avevano provato con Mario Sogliuzzo davanti, sperando di non perdere poi qualità a centrocampo, invece vedendo pure la partita di domenica, Sogliuzzo ha fatto proprio quasi il mediano centrale e ha dimostrato comunque che con lui a centrocampo e con un attaccante davanti che sa difendere la palla, sa calciare in porta e fa gol, è tutta un'altra Ischia. È stato scoperto forse un pochino più tardi, ma oggi l'Ischia ha un attaccante. In effetti questo fatto di De Luis in effetti ha risolto un po' i problemi di Iervolino, problemi che sembravano grossi, importanti, tanto da vedere l'allenatore stravolgere la sua squadra con dei cambi tattici anche di ruolo di alcuni giocatori.
Come la leggi tu questa situazione di Massimo De Luise? Bomber dell'ultima ora, però era lì quasi nascosto un'altra pepita che in effetti meritava di essere scoperta. Ma lui si è fatto trovare pronto al momento giusto, al posto giusto. Io, più che parlare di De Luise, le ultime prestazioni dell'Ischia, a me, voglio dire, è piaciuta la partita che è stata giocata a Fratta. Là, mi è sembrata una squadra che sapesse cosa cercare dalla partita, come poterla impostare, come cercare di portare a casa quello che si era prefissato. Però il De Luise in sé io lo leggo ad un assetto tattico di squadra che ha offerto, si è creata una profondità da attaccare in cui De Luise ha potuto poi dare magari anche egli stesso maggiore concretezza alla propria azione d'attacco, perché l'Ischia nel momento in cui è costretta a fare la partita, a schiacciare l'avversario, l'Ischia, uso un termine forte ma per amor del cielo, un tiro in porta non lo fa, perché non ha quell'uomo d'aria, non ha quella possibilità e quella capacità di andare a prendere il risultato in questo modo. L'Ischia riesce a essere pericolosa e a incidere, e ieri è successo allo stesso modo, solamente nel momento in cui ha delle profondità da attaccare o che gli vengono, o che le vengano concesse. Ok, Giuseppe, andiamo a vedere i risultati classifici e poi ci andiamo a vedere pure la schermata per capire un attimo la situazione dei play-off. Prima risultati e classifiche di questa giornata. 21esima giornata, Albanova Sant'Antonio Abate 2-2, Ercolanese Berano 5-1, Frattese Savoia 0-3, Neapolis Mondragone 2-2, Nuova Napoli Nord Napoli United 0-8, Puteolana Real Forio 4-1, Ischia Maddalonese 3-1. Classifica che vede la Puteolana a 53 punti, c'è un piccolo errore, qui è saltato un numero, Napoli United 44, Savoia 44, Ischia 42, Frattese 33, Ercolanese 33, Albanova 32, Mondragone 28, Maddalonese 27, Forio 23, Sant'Antonio Abate 22, Neapolis 20, Barano 11, Nuova Napoli Nord 0. Ok, Giuseppe, in effetti abbiamo una situazione che l'Ischia, Giovanni, è quasi certa che nell'otto delle prime, anche perché probabilmente tra le prime è la squadra più in forma. Sì, sicuramente viene da ben 5, se non erro 6, risultati utili consecutivi. Nelle ultime 6 partite ha subito solo un gol, mentre la Frattese, diciamo, ha perso parecchi punti per la strada e ha perso pure, secondo me, la consapevolezza di essere una big del girone, anche se a dicembre con i cambiamenti dell'esonero dell'allenatore Floro Flores, di qualche ragazzo che è andato via come Catinali, probabilmente ha smosso un poco l'ambiente. È un'Ischia che è quarta, prossimo turno giocherà con il Savoia, quindi secondo me è lì che scopriremo se l'Ischia farà i playoff o meno. Guardando pure gli altri gironi, qual è la situazione? Guardiamo gli altri due gironi, l'altra classifica, che vedono comunque un girone A e girone C del campionato di eccellenza. Eccoli qui, troviamo la Palmese a 49 punti, l'Audax Cervinara 41, Avellino 37, Acerrana 37 e il Grotta a 34 nel girone A. Invece nel girone C troviamo Langhe a 53, San Marzano 51, Scafatese 44, Agropoli 43 e poi c'è la quinta a ben 9 punti di distanza, che è il Buccino Volcei. Quindi in questa situazione qua l'Ischia disputerebbe i playoff, visto che sarebbe la seconda migliore quarta. Vabbè, seconda migliore quarta, quindi entrerebbe dall'ultimo gradino, perché quello è l'ultimo gradino disponibile. Due quarte e poi le terze dei tre gironi più le seconde dei tre gironi. Sì, esattamente. Significherebbe però fare anche tutte le partite in trasferta, probabilmente. Beh, diciamo che chi arriva come seconda migliore quarta è come... cioè, almeno secondo me, è come partecipare, ma non riuscire a vincere. Logicamente avere più ostacoli rispetto agli altri. Poi dopo sarà anche il valore della squadra, logicamente, da mettere in campo, che potrà fare la differenza. Daniele? Sì, sicuramente, sicuramente. Io oggettivamente il percorso dei playoff vedo
qualcosa di non fattibile, cosa non perseguibile. Una scommessa? No, è veramente parva materia, per amor del cielo, anche perché ci sono squadre decisamente molto più attrezzate. Sinceramente le partite vanno giocate tutte, ma sinceramente Scafatese, sono la stessa, faccio un esempio, l'Agropoli, sono abituate, piazze abituate comunque con squadre molto più attrezzate. Tra l'altro, allora, l'Ischia, come tutte le squadre isolane, in questo caso un'isolana pura, nel senso che è propriamente isolana, tendenzialmente garantisce nei gironi di ritorno. È vero che le altre squadre normalmente si rifanno il trucco, però le squadre ischitane fortemente indigene hanno sempre avuto per caratteristica quella di essere coriacee fino in fondo, che se ne dica. Questo significa anche che l'Ischia oggi si trova anche ad avvantaggiarsi con risultati e partite dove magari sono state premiate, è stata premiata anche dai risultati, ci mancherebbe altro, i risultati parlano per l'Ischia, non è che uno vuole per forza sparare a zero sulla squadra, ci mancherebbe altro. Però sono anche squadre che hanno comunque mollato. Per andare a giocare playoff senza una chiara prospettiva, insomma, voglio dire, non è che tutte siano come il Savoia, che hanno un gruppo di fedain sistematicamente accampati pure agli spogliatoi, che o dà il massimo o dà il massimo. Altre mollano. Cioè, la stessa Frattese oggi, sinceramente, io la vedo anche un po' disincantata. Vabbè, anche l'Ischia ci ha messo del suo per renderla. L'Ischia ci ha messo. Ma la Frattese, sì, nello scontro diretto. La Frattese, già quando è arrivata allo scontro diretto con l'Ischia, comunque sia, era già spenta di suo. Ed era comunque una squadra. E anche queste incidono. Cioè, tu trovi più difficoltà ad incontrare una squadra che deve salvarsi piuttosto che a incontrare una squadra che magari aveva. Era partita con ben altre ambizioni e che a un certo punto capisce che quelle ambizioni non possono realizzarsi e che passare comunque playoff in un girone a tre lungo, estenuante, con un punto interrogativo gigantesco, anche per una questione di costi, non ha poi senso affrontarle. E anche questo va a incidere, secondo me. Vabbè, poi c'è, giusto per fare una parentesi sulla politica del comitato, anche chi vince non ha vinto, perché poi deve fare anche lui gli spareggi a tre. Ma infatti questo è il discorso. Quindi ma a maggior ragione estenuante da prima della classe, quindi partita dopo partita si rischia di ritrovarsi con nulla di fatto. In mano. Voglio dire, è una cosa che lascia parecchio, Ci sono squadre che spendono fior di soldi per arrivare al secondo posto, no, per vincere, che arrivano al secondo posto e si ritrovano men che meno. Sinceramente, io credo che andrebbe un attimino rivisto. Le società dovrebbero farsi sentire in questo. Perché i campionati non. Così non paga neanche la programmazione. Ma, possiamo dire. Ma non c'è. Cioè, il calcio non è una scienza esatta, però chi programma paradossalmente può vincere o può arrivare secondo, però se arriva secondo è come se fosse arrivato un posto più in alto dei play-out. No, lì ma siamo. È anche questo, io sinceramente anche per questo dico, cioè lì alla fine veramente arrivare a giocarsi play-off, sono tante valutazioni oggi come oggi, anche perché comunque sia, anche la squadra vista ieri può magari. Parleremo in trasmissione. Adesso ne parliamo subito, l'andiamo a vedere, quindi prego. Ma dicevo, anche la squadra vista ieri in trasmissione, una squadra da terzo posto, da quarto posto, comunque sia, la squadra di Valerio, così come ha giocato il primo tempo, oggettivamente non c'è stava proprio questa differenza di punti e di classifica. Allora, andiamo a vedere la partita, così entriamo proprio nell'argomento Ischia-Maddalonese. Andiamo a vedere la sintesi, lo chiedo alla regia. E inizia il match tra Ischia e Maddalonese. Colella che lascia la sfera a Capogrosso. Lancio per Fava, si addormenta la difesa gialloblu. Fava! Tanino Sogliuzzo prova a cercare Filosa, che riesce a girare Viscovo. Filosa calcia col destro e poi il tiro da Viscovo dell'Aventura, ancora per Colella. Buona la palla per De Rosa, che inventa per Fava, che calcia! E poi è bravo difesa, poi Sogliuzzo di prima, larga per Filosa, ottimo il suo controllo, il cross per De Luis! Grandissimo gol! Intanto recupera la sfera la Maddalonese con De Rosa, De Rosa entra in area di rigore, messo giù, calcio di rigore. Il mister Valerio parte, Fava, spiazza, Mazzella,
e pareggia ai conti 1-1 tra Ischia e Maddalonese. Montanino, sogliuzzo di prima per Castagna. Castagna prova a far correre Florio che non controlla benissimo, una serie di rimpalli, poi riesce ad andare da Castagna. L'Ischia chiede un fallo di mano. Filosa, palla per Castagna. Castagna, c'è Florio, servito Florio in aria, il cross, la palla resta lì, Florio traversa, la palla ancora resta lì. Cope, Guglielmo, grandissima la sua palla per Cope, entra in area di rigore, messo giù. Giù di punizione, vuole la palla verso il centro, non la prende da lui, se la prende fa, vai. Inizia, sì, è iniziato il secondo tempo. C'è Colella a battere il cross, il colpo di testa. Tura, Colella sbaglia il tocco per Pingue, riparte Castagna, Castagna velocissimo vicino a lui, De Luis, è servito De Luis, è il sinistro Massimo De Luis, 2-1. Eccolo il tocco, Guglielmo a giro, Mazzella. Allora può ripartire Trani, serve Castagna che è velocissimo. Castagna contro Capogrosso. Castagna riesce ad andare da Trani che sfiora il palo. Ancora un po' di testa di difesa, mette un po' in difficoltà Capogrosso che poi perde la sfera, De Luis. Cope salta D'Antonio, ancora per Cope, calcio contro difesa, ancora Castagna, lo salta il cross, trofa, non ha calciato, palla per Trani, clamorosa. 4 minuti di recupero con Castagna che serve D'Antonio, il cross, Castagna, grandissimo l'intervento D'Antonio. Antonio va da Castagna, Castagna in area di rigore, esce Trani, Castagna preferisce calciare. Difensa, poi Florio messo giù. Calcio di rigore per l'Ischia e cartellino giallo per difesa. Parte Luigi Castagna, 3-1, e finisce qui. L'Ischia batte la Maddalonese 3-1. Allora torniamo in studio, abbiamo un commento di un tifoso, leggiamo la sintesi di questo commento del tifoso. Dice: l'operato di De Luis è solo merito suo. Il tifoso è Antonio Fiore, dice che secondo Fiore fino a un mese fa l'allenatore non lo vedeva proprio, quindi è stato lui che in un mini torneo ha consentito all'Ischia di fare il primo posto, l'operato dei ragazzi è solo merito loro, non di staff e società. Logicamente questa è l'opinione di Antonio Fiore, l'abbiamo letta per una questione di massima trasparenza, anche se io non condivido in pieno quanto abbia detto. Certamente De Luis è stato scoperto alla fine, però è una squadra che sta tenendo il passo. Poi l'obiettivo iniziale non sapevamo, non abbiamo mai saputo quale fosse, almeno da parte della società, se il primo posto o un playoff oppure una posizione. Sì, l'abbiamo scoperto qualche settimana fa. Abbiamo scoperto qualche settimana fa, risultati la positivi, in effetti l'abbiamo scoperto. Io. Andiamo a parlare adesso della partita. Guardandola, Daniele, tra un attimo la tua opinione, prima quella di Giuseppe. La partita che hai vista, Giuseppe? Ho visto una partita in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto e, come diceva Daniele, non è che ci stava questa grandissima differenza di... non sembrava che ci fosse una grandissima differenza di classifica. Una Maddalonese che attacca, l'Ischia che riparte, un'Ischia che gioca, la Maddalonese che riparte, sono una partita, un primo tempo davvero molto molto equilibrato. Poi diciamo che nel secondo tempo, appena l'Ischia è passata in vantaggio, non ha rischiato più nulla, la Maddalonese non è più riuscita ad arrivare in porta, l'Ischia ha abbassato un po' il baricentro, però ha continuato ad avere occasioni per
andare sul 3-1. Quindi un secondo tempo quasi perfetto dell'Ischia, un primo tempo dove ha rischiato davvero tanto, anche perché è stato annullato, cioè non è arrivato in porta, però c'è stata una posizione irregolare davvero clamorosa non fischiata, un rigore clamoroso non fischiato sempre alla Maddalonese, quindi ha rischiato davvero tanto. Beh, primo tempo possiamo dire, primo tempo equilibrato, la Maddalonese parte più forte, l'Ischia segna, poi giunge il pareggio. Poi, quando si aprono gli spazi, cambiano un po' le squadre e la Maddalonese si è un po' sciolta. La Maddalonese nel secondo tempo sostanzialmente non è proprio entrata in campo, e inspiegabilmente tra l'altro. Io trovo un peccato veramente, perché è una squadra che comunque, Valerio è un ragazzo in gamba, voglio dire, sa costruire calcio. Il fatto che la squadra abbia questi blackout è inspiegabile a mio modo di vedere. Tra l'altro è una squadra che comunque segna anche abbastanza, voglio dire, vabbè, per la cronaca c'ha gli stessi gol fatti dell'Ischia. È una bella qualità in avanti. E ha una qualità diffusa, e, voglio dire, è un peccato, è incredibile, non si capisce come questa squadra possa stare, a mio modo di vedere, laggiù. Completamente un blackout, cosa che ovviamente ha favorito l'Ischia, ma l'Ischia è riuscita a fare la sua partita, perché quando trova una squadra che gioca, l'Ischia ha degli spazi da poter attaccare. Perché quando viene affrontata a viso aperto e la squadra ha qualità per giocare l'altra e viene avanti, l'Ischia poi ha degli spazi da attaccare in cui riesce a creare. Io dico, c'è un giocatore imprescindibile per l'Ischia che è Castagna. E quel Castagna in quegli spazi ci va a nozze, crea la superiorità numerica, fa il dribbling, fa l'assist, si prende la punizione. Su questo, lui, diciamo, su questo il ragazzo bisogna dire... Se l'Ischia lo togliamo all'Ischia, l'Ischia perde il 50% delle sue capacità. Sì, perché non riuscirebbe a incidere nemmeno sulle ripartenze, ma è un ragazzo, tra l'altro, a mio modo di vedere, che come attaccante è un attaccante anomalo, perché ha anche un grande senso della generosità e dell'assist. Lui non si pone il problema di fare un dribbling, eccetera, o comunque gli ultimi 5 minuti di partita. Ma ci può anche stare che cerchi comunque la via della rete, rimane un attaccante, ma l'attaccante spesso è molto egoista. Lui invece riesce anche a creare, a fare qualcosa per gli altri, che non è di poco conto. Però comunque c'è solo questo. L'Ischia, proprio come elemento di qualità, oltre Castagna, diciamo che ha un buon reparto difensivo, almeno a livello centrale. L'Ischia comunque c'ha la seconda difesa del girone ad oggi, a 5 partite dal campionato, dalla fine risulterebbe difficile pensare di poter creare situazioni talmente clamorose. Però a livello difensivo l'unica cosa è che ci sono squadre che stanno in zona play-out che hanno segnato gli stessi numeri di gol dell'Ischia. Più che altro questo, anche segna comunque, ha segnato comunque troppo poco. A me fa piacere fare un paragone, potrebbe sembrare ingeneroso verso il campione che sto nominando, un Castagna alla Lavezzi, che quando parte fa male, però capace anche di fare l'assist. E aveva caratteristiche un poco diverse, certo, fisiche Lavezzi, però era quello il giocatore. E Castagna mi sembra di essere capace nell'accelerazione di lasciare dietro l'avversario, di guardare il compagno che arriva a rimorchio, di cercare il tiro anche impossibile. Un poco è un giocatore che averlo fa la differenza. Sicuramente è un ragazzo, tra l'altro, molto generoso fino all'ultimo, fin quando ne ha, cerca di dare tutto per la squadra. Questo credo che gli vada riconosciuto. Poi un gol si può sbagliare, magari, che so, il portiere fa una grande parata negandogli un gol che probabilmente avrebbe anche meritato, ma ciò non toglie nulla alla sua prestazione, voglio dire. Un ragazzo generoso è un ragazzo che sicuramente in questo momento è imprescindibile per l'Ischia. Lui, come il reparto centrale. Adesso anche con De Luis, in effetti, abbiamo trovato la coppia giusta, no? L'uomo che fa reparto con l'attaccante che trova lo spazio, quello che ha corcio e quello che ha fisico, mentre... Sì, oggi sicuramente fin quando, sì, se, fin quando si trova una Maddalonese che non scende in campo, possiamo anche dirlo, ma in linea di principio generale, voglio dire, questo anche De Luis è un ragazzo che ha avuto la possibilità, ha fatto i movimenti giusti, si è dato. Allora, anche riguardo a Iervolino, io non credo che un allenatore possa avere delle preclusioni. Durante l'arco di un campionato gli equilibri vanno tenuti, ma vanno anche ricercati, motivo per il quale il fatto che lui poi dopo abbia inteso schierare l'uno piuttosto che l'altro o cambiare qualcosa a livello tattico fa parte comunque del saper seguire una squadra durante il suo percorso di crescita durante l'anno. E quindi, a mio modo di vedere,
credo che possa essere anche legittimo il fatto che lui possa essere ritornato su De Luise, facendone di necessità virtù. Va bene, con De Luise in effetti abbiamo quadrato la squadra, speriamo di poterla vedere continuare a vincere. Andiamo in pubblicità. Gobe salta. Hotel Re Ferdinando, una scelta di prestigio per cerimonie, matrimoni, eventi. Hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure per illuminare il tuo giorno più importante. Hotel Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Ritrova la tua immagine, ora puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. L'auto che volevi adesso è tua. Ti accompagna al lavoro, guida te e la tua famiglia in vacanza, ti riporta a casa dopo le feste. Più che una vettura, è quasi un'amica del cuore. Però può capitare che un giorno tu abbia un imprevisto lungo la strada. E non va bene. Per questo Groupama ha pensato alla nuova Autobox, auto installante e sempre connessa con i servizi di MyAngel. L'app che ritrova la tua auto, ti soccorre in caso di bisogno e se serve ti raggiunge con un esperto entro 30 minuti. Vieni in agenzia o su groupama.it. Avrai uno sconto fino al 32%. Per la tua pubblicità scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo, far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Torniamo in studio. Tra pochissimo l'intervista a Mister Iervolino, poi cercheremo anche di raggiungere Mister Valerio per un intervento in remoto. Torniamo a parlare della squadra. Qual è la tua opinione sul fatto che questa Ischia si può vedere senza pagare il biglietto? Qualcuno è molto critico sul fatto che non ci sia il biglietto da pagare, anche perché potrebbe essere una bella cifra da permettere di fare acquisti, di avere un respiro maggiore per quanto riguarda l'aspetto economico della società. La domanda andrebbe fatta alla società. La mia personale idea è che comunque se tu vuoi pagare vuoi far pagare un biglietto, ma comunque hai già detto che non è quello il problema, perché come filosofia non verranno presi calciatori dalla terraferma, non sarà questo il problema, anche perché non credo che la dirigenza o la presidenza dell'Ischia abbia problemi ad allestire una squadra potendola puntellare con degli elementi magari di maggior affidamento o maggiore qualità in determinati reparti e provenienti da, non da Ischia.
motivo per il quale è un discorso che secondo me cerca solamente di portare gente allo stadio, di avvicinare alla squadra, non so alla società, ma sicuramente alla squadra, magari un contesto e un ambiente che comunque veniva già solo 4, 5, 6 anni fa da una C1 che non è stata nemmeno poi dopo premiata da una serie D, nel senso che si è cominciato completamente da zero, da capo. Quindi il fatto che oggi si possa andare allo stadio a vederla gratuitamente, non so se... Però questa è una domanda che giustamente dici, andrebbe fatta alla società. I dirigenti che parlano dicono la scelta di D'Abbondo, però D'Abbondo purtroppo resta dietro un muro di gomma, non riusciamo a raggiungerlo, anche i tifosi hanno difficoltà a parlare con lui. Noi vorremmo avere il presidente proprio per fargli certo, delle domande e capire perché ci sono quelle scelte. Avere delle giustificazioni, dei motivi alle scelte prese. Questo è sicuramente un grande peccato, perché chi fa calcio, a tu mio modo di vedere, questo fatto. Noi pure abbiamo difficoltà ad avere ospiti dell'Ischia, è venuto Pino Tagliatella, viene lui, però gli altri non possono essere nei talk show, non possono... Che ci sia una certa, non dico rigidità, ma un certo rigore, un certo rispetto dei ruoli, delle decisioni societarie, io la trovo una cosa assolutamente giusta. Che un presidente non sia tra la gente per uno sport quale quello del calcio, che per antonomasia è uno sport popolare, uno sport della gente, questo è un grande peccato, perché altrimenti non fa niente altro che allontanarlo dalla gente, ascoltarla la gente, essere parte integrante dei rumors, e quella è un aspetto anche molto adrenalinico che fa pienamente parte del fare calcio. Ci sono stati presidenti senza... La squadra si dice che dei tifosi, quindi... Senza ombra di dubbio, ma tendenzialmente uno dovrebbe anche pensare che la squadra è dei tifosi, ma la società, il presidente dovrebbe essere anche lui un grande tifoso ed essere tifoso tra i tifosi. Sarebbe auspicabile questo, sarebbe bello. Ok, abbiamo Mister Valerio in diretta, chiedo alla regia però di poterlo vedere in orizzontale, se possibile, se la regia gli può... Okay. Mister, buonasera, riesce a girare pure il telefono? Perché vediamo solo una fila. Ecco qui. Ecco qua, perfetto. Vabbè. Ok, Mister Valerio, grazie per essere con noi. Grazie a voi sempre per l'invito, grazie allora, mille. Siamo con Daniele Serappo e con Giuseppe Buolo, quindi le faccio qualche domanda. Abbiamo parlato della sua squadra, di una squadra che ha fatto un ottimo primo tempo, però nel secondo tempo si è un po' sciolta, non si è presentata quasi in campo. Dispiace perché per come... avevamo visto il primo tempo, era stato appunto una frazione di gioco dove le due squadre stavano combattendo quasi ad armi pari. Sì, la disamina è quasi perfetta, nel senso che noi il primo tempo abbiamo fatto un gran bel primo tempo di livello, nonostante, ripeto, avevamo delle indisponibilità, poi alcuni giocatori per infortunio hanno dovuto abbandonare il campo durante la partita, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà. Il secondo tempo l'Ischia è uscita fuori per le qualità che ha, per le individualità, per il collettivo che ha, e ci hanno messo seriamente in difficoltà nel secondo tempo. Infatti non siamo riusciti più a tenere botta all'Ischia. Poi in più, quando ti allunghi un pochino, questa è una squadra che se lasci spazio alle spalle tra le linee ti mette in difficoltà e poi diventa complicata. Vabbè, nella sua squadra tanti giocatori di qualità, uno su tutti Fava, però certamente una classifica che non rispecchia il valore dei giocatori. Sì, sicuramente siamo una squadra con buone individualità, tanti giocatori che comunque da qualche anno non facevano l'eccellenza, però comunque restano e sono degli ottimi giocatori. Il nostro problema è gli infortuni, siamo stati vincolati tanto dagli infortuni e soprattutto anche dal fatto che la nostra media età, la media età della squadra è molto alta, di conseguenza un campionato così duro e impegnativo con ritmi alti ti porta ad avere infortuni e sono sistematici. In più siamo una rosa molto molto ristretta, quindi in alcune parti della stagione abbiamo fatto veramente fatica a sopperire ai tanti infortuni. Ci siamo trovati in alcuni periodi come 2 settimane fa ad allenarci in 10, in 11 con tanti indisponibili, però dobbiamo provare a salvarci, quindi è dura, però sono fiducioso che possiamo farcela.
Mister Daniele, una domanda per Valerio. Sì, no, io faccio i complimenti perché ragazzo, le squadre sue sono sempre squadre che giocano bene, tanto giovane quanto grazie. Capaci di cimentarsi ottimamente in questa categoria, ha già dato ampiamente dimostrazione di questo, ma al di là delle sue capacità, veramente la perplessità grande, ma parzialmente ha già risposto, di come improvvisamente questa squadra abbia dei grandi blackout nonostante abbia una qualità media abbastanza diffusa, incredibile come possa essere finita nei bassi fondi della classifica, potendo contare su delle armi veramente in tutti i reparti decisamente valide in un ambito in cui non c'è, voglio dire, non c'è diffusamente la stessa qualità in più squadre del girone. Come la giustifichi questa cosa? Sì, oddio, giustificarla è un pochettino complicato. Il nostro problema grande è la capacità di mantenere determinati ritmi per tutta la durata della partita. Quello è il nostro problema, perché e soprattutto nell'affrontare queste gare in trasferta, perché noi in casa siamo una squadra totalmente diversa. E questa è un'analisi che facciamo sempre, continuamente. Noi in casa siamo una squadra che ha fatto 8 clean sheet, fuori casa è una squadra che non è mai riuscita a non subire gol, tranne forse con la Napoli Nord. È una squadra che con le prime che hanno ritmo per 65 minuti, 70 minuti tiene botta, poi crolla completamente, ma proprio mentalmente, al primo gol subito molla, soprattutto fuori casa. Quindi questo è stato un grandissimo, grandissimo handicap che abbiamo avuto per tutta la stagione e ci continuiamo a portare. E quindi fuori casa facciamo una fatica enorme. Ma infatti enorme. Vedevo che avete un più 13 come differenza reti in casa e un meno 13 come differenza reti in trasferta. E soprattutto effettivamente ieri ho avuto questa evidenza proprio chiara nel fatto che improvvisamente vi siete spenti. Assolutamente sì. E questo è il motivo di tutta la nostra stagione, soprattutto fuori casa. E poi noi abbiamo forse da un punto di vista strutturale un difetto, un problema, dovuto ovviamente il principale artefice di questo problema, non aver risolto questo problema, sono io. È una squadra che se perde un pochino di distanze tra i reparti, se non riesce ad essere corta poi negli ampi spazi, in campo aperto, è una squadra che fa molta molta fatica, perché abbiamo giocatori di molta qualità ma di poca gamba, tranne in uno o due elementi, il resto abbiamo poca gamba. Quindi quando perdiamo le distanze, quando iniziamo a concedere tanto campo alle spalle agli avversari, iniziamo a fare molta molta fatica. E soprattutto fuori casa, quando siamo andati sotto per ovvi motivi, dobbiamo iniziare ad alzarci di più, a cercare di offendere di più per recuperare il risultato, iniziamo a lasciare spazio. E poi come è successo ieri, nel momento in cui Castagna dall'esterno del campo è andato a lavorare centralmente e ci siamo allungati sul secondo gol, abbiamo fatto fatica e ogni lancio lungo era un problema, perché non abbiamo tanta gamba nel andare a recuperare lo spazio alle spalle. No, ma è un'analisi molto lucida e infatti faccio i complimenti, effettivamente così si è vista anche dall'alto, diciamo, ed era proprio la domanda successiva che ti avrei fatto, era proprio legata a, guardando proprio la disamina, l'analisi della prima rete, di come appunto i reparti sono stati abbastanza slegati, permettendo a De Luisa, insomma, di entrare come nel burro e di affossare direttamente la difesa prendendola frontalmente. Sicuramente è una disamina che è condivisibile proprio alla luce anche di quello che è stato il clamore, poi voglio dire, sottolineato dal gol del vantaggio dell'Ischia. Mister, sì. Adesso andiamo a vedere un po' la moviola. Che idea hai dell'arbitraggio della partita di ieri? Secondo te è stato un arbitro che ha tenuto in pugno la gara oppure ha commesso qualche errore? Secondo me, perché io non l'ho rivista, perché fino al martedì mi concedo il lunedì per non pensare a nulla, perché altrimenti diventa, e il mister ne sa qualcosa, diventa complicato, quindi io non l'ho rivista, ancora non l'ho voluta rivedere, però tutti mi dicono che il secondo calcio di rigore era netto e probabilmente, secondo me, anche il fallo in ripartenza sul calcio d'angolo di Castagna su Colella, sinceramente, poi andavano al 2 contro 1 con Trofa, penso quasi involato verso la porta all'1 contro 1 con il portiere, probabilmente è stato un fallo fischiato in maniera molto generosa. Quindi poi alla fine gli episodi si compensano da un lato e dall'altro, quindi ci mancherebbe, non è l'arbitro che ha determinato la gara ieri.
Ok, adesso andiamo a vedere la moviola. Se tu riesci a seguirla anche da casa, puoi commentarla insieme a noi. Io purtroppo non ho la vostra immagine, non vedo nulla. Ok, vabbè, se ti puoi posizionare vicino al televisore, canale 89, noi siamo in diretta. Purtroppo no, non posso, no, perché non sono a casa. Allora, ok, allora ti ringraziamo per il tuo intervento, a risentirci e in bocca al lupo per la salvezza diretta a questo punto. Lo speriamo, mancano dei punti che sono fiducioso che possiamo farli, nelle nostre corde farli e cercare di evitare completamente i play-out, a prescindere dall'arrivare sest'ultimi o meno, cercare di evitare i play-out con un distacco almeno di 9 punti. Come vedi, mentre la classifica dell'Ischia tra Savoia, il Napoli United e l'Ischia, chi ritieni che sia la squadra che possa classificarsi meglio? Allora, io ho una mia idea, ce l'ho dall'inizio della a metà della stagione. Davanti un giocatore come Castagna, secondo me, non ce l'ha nessuno, proprio tecnicamente, atleticamente, uno che spacca le partite così non ce l'ha nessuno. Io sono convinto che negli esterni, nella qualità degli esterni, la qualità degli esterni dell'Ischia non ce l'ha nessuna squadra di vertice, nemmeno la Putolana. Ovviamente la Putolana giocando con 1-2 non ne stiamo neanche a parlare, per caratteristica la Putolana non serve, però per gli esterni l'Ischia è la squadra più forte di tutte. Nel complesso credo sempre che la Napoli United sia la squadra con più struttura, perché ha fisicità, qualità tecnica, qualità di corsa superiore alle altre. Come qualità individuale, ripeto, negli esterni l'Ischia è la squadra migliore, davanti è la squadra migliore che c'è. Domenica c'è Savoia Ischia, un tuo pronostico? Dura. Io sono fiducioso, cioè nel senso, credo che l'Ischia possa andare a fare la partita. È dura per l'Ischia, per il Savoia, perché è dura? A me l'Ischia è stata simpatica, sinceramente, come squadra, quindi io perché l'abbiamo affrontata 4 volte, non lo so. Poi ci hanno sempre trattati bene, quindi a me è molto simpatica l'Ischia come squadra, e poi per qualità mi piace molto, perché ha degli esterni che li invidio, sinceramente, veramente veramente degli ottimi giocatori. Quindi secondo me il Savoia è una squadra che ti lascia giocare e gioca, quindi l'Ischia a campo aperto, se trova una squadra che l'affronta a viso aperto, l'Ischia è una squadra che ti mette in difficoltà. Ok, grazie mister Valerio, in bocca al lupo per la tua Maddalonese. Io spero che questo ragazzo riesca ad andare anche più avanti. È un ragazzo che sa costruire calcio, sarebbe opportuno non farlo affogare in queste categorie. È un ragazzo molto equilibrato, è un ragazzo che sa parlare e sa fare calcio. È un ragazzo veramente molto interessante. Io spero per lui che possa quanto prima almeno avere la vetrina di una Serie D dove possa dimostrare, non si deve per forza vincere, ma dimostrare di saper fare un certo tipo di calcio. Ha la lucidità per poter analizzare le cose, vedere le cose. Lui parla di calcio, non ha mai fatto rincorso alibi, cose del genere. Spero che possa essere come i nostri migliori ragazzi, anche lui come tecnico possa scalare le vette e arrivare un po' più lontano di dove oggi è. Ok, grazie. Un saluto, grazie, mister Valerio. Grazie, tu lo sai, ci siamo sentiti qualche volta. Sei un esempio per tutti, quindi le tue parole inorgogliscono soltanto. Grazie. Basta essere te stesso, sei veramente in gamba. Grazie. Mister, grazie, scusami un attimo, ma come sta Cerreto? Allora, Cerreto ha perso un dente e ha 3 punti di sutura sotto tra il molare e il labbro, quindi ha 3 punti di sutura e ha perso un dente, però da un punto di vista cranico non ha nulla, non ha nessun tipo di trauma. Vabbè, ok, in bocca al lupo anche al tuo portiere. Crepi, grazie mille, buona serata, buon grazie. Proseguimento. Ciao, buonasera, ciao mister. Abbiamo sentito mister Valerio, sentiamo anche il mister Iervolino, così completiamo l'aspetto tecnico. Le interviste.
Il riassunto è quello che hai detto all'inizio. I tre punti erano fondamentali, erano importanti, dovevamo arrivare a questo obiettivo e ci siamo riusciti. A parte i primi 20 minuti dove abbiamo un attimino faticato con l'uscita da dietro con Mario perché ce l'hanno bloccato, diciamo così, a uomo. Poi dopo la gara si è messa in un certo modo, abbiamo cercato di farla arrivare come volevamo, anche però adattandoci a volte a giocare diversamente per arrivare all'obiettivo. L'abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo ancora di più, dopo la, diciamo così, strigliata dell'intervallo, poi diciamo che ci duole sempre arrivare al 94esimo, 95esimo per poter stare in sicurezza, e questa è una pecca che abbiamo. Adesso prima dello spogliatoio con lo staff contavamo le occasioni da rete, erano almeno 10, ne abbiamo contate, quindi questo deve farci riflettere, perché poi dopo a volte le partite si mettono storte, non le riprendi e devi fare gol. Senza, non voglio assolutamente, perché diciamo così è brutto farlo, però anche oggi potevamo avere un rigore che era sacrosanto, diciamo così, che da anche a Mondragone, anche oggi è andata bene, ok, però poi dopo fai fatica quando magari delle cose che sono palesi ti vengono negate, ed è brutto, diciamo così. Però prendiamoci i tre punti e rattoppiamo, diciamo così, le botte, la forza, e concentriamoci per domenica prossima. No, è quello che ho detto all'inizio. I primi 20 minuti abbiamo faticato perché ci hanno bloccato Mario Sogliuzzo, mettendosi loro a uomo su di lui, e quindi quando poi l'uscita di Mario, i flussi che passano in mezzo ai piedi suoi vengono meno, fai fatica. Nel secondo tempo, nell'intervallo, l'abbiamo aggiustata, ossia chiedendo ai ragazzi di far giocare, di far impostare le due mezzali. L'abbiamo fatto bene, siamo usciti su due esterni, e da lì poi dopo è andato tutto per il meglio, perché quando poi esci e vai sugli esterni, l'ho detto ai ragazzi prima della partita, i nostri esterni, tutti quanti, quelli che hanno giocato oggi, quelli che magari sono fuori, i nostri esterni sono bravi, tutti quanti fanno la differenza in questa categoria, e devono essere consapevoli di questo e sfruttarlo e mettersi a disposizione del gruppo. E questa è la prima cosa, perché l'ho detto, ripeto, lo dico ormai da mesi, però oggi l'ho ripetuto prima della gara: non esiste nessun giocatore migliore, l'unico giocatore che abbiamo più importante è il gruppo, e questa è la cosa più importante. Mister, sì, primo tempo forse con qualche rischio di troppo, un secondo tempo dopo il gol del vantaggio tantissime occasioni private, tantissime occasioni procurate. È vero che la partita è rimasta lì fino al 94esimo, però è anche vero che l'Ischia non ha rischiato assolutamente niente. Ma assolutamente sì, come dici tu, è nell'analisi corretta, però sai, quando giochi contro giocatori del genere, contro giocatori come Dino Fava, che comunque ha una carriera importantissima, sa già dove cade la palla prima che parte, devi stare attento in ogni momento, e se non fai gol, non la chiudi, poi rischi magari un calcio d'angolo, una punizione, un qualsiasi cosa che può andarti storto, e poi ti mangi le mani per la beffa che hai potuto ricevere. Quindi questo è sicuramente una cosa da aggiustare, ma è una cosa che si aggiusta con il tempo, con l'esperienza, con il gioco, con gli errori, capirli e assimilarli per poi non ripeterli, però fa parte di un processo di crescita. Però ripeto, arrabbiato, contento per la partita, per i tre punti, arrabbiato perché ancora oggi non riusciamo a chiudere tutte quelle occasioni fatte, però arrivare lì in area di rigore così tante volte in ogni partita è sì frustrante, perché magari non la chiudi, però è anche soddisfacente, diciamo così, per i ragazzi, perché vuol dire che il lavoro settimanale si sta vedendo, sta arrivando ai suoi frutti, che poi possono essere immediati o meno immediati, però si vede che quello che mettono in campo durante la settimana lo stanno ben facendo. Ma sicuramente sappiamo, il Savoia è una squadra importante, fatta da una rosa veramente di uomini importanti, secondo me è alla pari con la Puteolana come rosa. È partita un attimino in ritardo, quindi si trova un po' a rincorrere, però è una squadra che poi in casa ancora di più, una squadra che lavora alla grande, quindi bisogna andare lì
L'abbiamo detto, come ci hanno detto anche i nostri tifosi a fine partita, l'abbiamo detto adesso negli spogliatoi, anche pensando alla prossima, andare lì, essere umili, non pensare di avere la scienza esatta, ma andare lì in campo e soffrire, perché là ci sarà da soffrire, ed essere consapevoli che è un'occasione importante, ma non ovviamente decisiva, perché con la vittoria di oggi hai dato una piccola, chiamiamola così, una piccola botta. Al torneo in studio abbiamo sentito mister Iervolino. La tua opinione? Penso che sia stato equilibrato, ha detto le cose come stanno. Infatti lui, dicendo contava vincere, ha fotografato bene anche quella che è stata la partita, sostanzialmente. Di fatto ha detto anche che la Maddalonese ha fatto la sua partita fin quando è stata la possibilità di farla, che l'Ischia produca occasioni, e anche questa è una realtà quando ha squadre che giocano davanti, l'abbiamo detto, lei arriva, poi non è, una volta che si è arrivato in aria l'allenatore ha fatto quello che deve fare, poi non è che può mettere lui stesso la palla con le mani in porta, voglio dire, quindi poi sta ai giocatori dare concretezza a tutto il lavoro che c'è dietro. Credo che si sia espresso in maniera molto realistica anche in funzione della partita di domenica prossima. Credo che lì la Puteolana, l'Ischia praticamente di fatto gioca un jolly, l'isola di Ischia domenica c'ha un jolly a favore della Puteolana, perché bloccando il Savoia domenica eventualmente, qualora la Puteolana facesse risultato a Barano, poi la Puteolana in casa contro il Napoli United si gioca a quel punto la matematica certezza di aver vinto il girone. Triste dire aver vinto il girone e non sapere il campionato, però insomma si chest, quindi, ed è anche vero che comunque l'Ischia, a mio modo di vedere, se la può giocare col Savoia, perché se il Savoia, come queste squadre di vertice di solito concedono perché giocano e la mettono sul piano del gioco, l'Ischia anche lì potrebbe eventualmente a quel punto affrontare una partita più alla sua portata. Se dico l'importante è passare in vantaggio per poi avere gli spazi, dico bene o dico male? È sicuramente un'opportunità, poi chiaramente quegli spazi bisognerà ulteriormente concretizzare. Andare sotto poi diventa difficile. Andare sotto diventa difficile perché l'Ischia, certo le partite si possono anche pareggiare, però dall'altra parte sono anche squadre abbastanza esperte, sapendo che poi loro attaccheranno, secondo me, non certamente a strombattuto, o comunque persa palla cercheranno di andare ad aggredirla subito per evitare o complicare all'Ischia la ripartenza, permettendo uno scarico e un giro palla e riposizionarsi piuttosto che lasciare palla aperta per lanciare negli spazi, per subire l'attacco degli spazi dell'Ischia. È presumibile che la lavorino in questi termini o che la preparino in questi termini. È chiaro che per l'una e l'altra passare in vantaggio per chi gioca contro l'Ischia, che da questo punto di vista è un po' più pericolosa in maniera monotematica, cioè la pericolosità dell'Ischia è quando le si permette di giocare negli spazi, come ha detto anche Valerio, voglio dire, come ha espresso anche chiaramente Iervolino. Diciamo, è un come fatto è chiaro, ben evidente. Giuseppe, sì. Noi abbiamo pure una ricca moviola, se non sbaglio. Davvero. Prego. Molto ampia. E vediamo questo è il primo episodio, stavamo parlando con mister Valerio, lo scontro tra De Luise e Cerreto. Purtroppo ha riportato conseguenze al portiere ospite. In questa situazione, tra l'altro, è stato anche ammonito Massimo De Luisa. Non è stato fischiato il fallo, l'arbitro ha visto il danno che era stato causato al portiere ed è stato ammonito. Mi sembra strano che non sia stato fischiato il fallo, perché se è ammonito è perché c'è un fallo, non è perché... No, il fallo non è stato fischiato, l'Ischia stava a porta vuota, stava per calciare in porta e i calciatori hanno messo la palla fuori perché hanno visto il portiere a terra. I calciatori della Maddalonese si erano preoccupati e non poco, e l'arbitro, dopo buoni 5 minuti che il portiere stava a terra, ha visto il danno, ha chiamato Massimo De Luise e lo ha ammonito. Okay. Io penso che ci sia errore su errore. L'ammonizione non la voglio discutere, perché non so se magari potrebbe essere stato detto qualcosa e lui ha dato un'ammonizione su qualcosa. Ma e potrebbe essere stato detto volontà, perché non solo non c'è volontà nello scontro, tra l'altro l'errore che dico io dov'è? Nel momento in cui il portiere va a terra, allora in quel caso l'arbitro è tenuto a fermare il gioco. Quindi, questo è un errore, quindi non è che tu puoi lasciar correre, perché se il portiere va a terra l'arbitro è tenuto a bloccare il gioco. Invece vedo che lui si sta cercando prima di accertare delle condizioni del portiere una volta a terra, se lui si rialza o meno.
però poi l'azione comunque continua. De Luise cerca di trovare il punto migliore di impatto con la palla, il portiere non sa proprio dove sta, quindi sinceramente anche in questo caso direi un semplicissimo, purtroppo dolorosissimo, brutto, ma solo scontro di gioco, ci mancherebbe altro. Io penso che in questo caso, dispiace dirlo, il portiere cerca la palla, però una volta si usciva anche un po' col ginocchio in avanti, che non serve a far male l'avversario, ma a creare quella situazione di sicurezza. Sì, in realtà per come veniva la palla, sì, sicuramente per come veniva la palla, il portiere poteva anche andare con il ginocchio, avrebbe però allungato ulteriormente il punto di presa della palla. Il punto di presa, esatto. Avrebbe difeso di avrebbe più difeso, corpo. Però lui si è visto arrivare il giocatore di faccia, perché no, De Luise. Sì, sì, no, ma secondo nell'analisi non l'ha neanche visto a De Luise in questa situazione. No, lui ha guardano il pallone e lui non guardano la testa. Allora, innanzitutto è saltato in ritardo, perché De Luise già era più in alto di lui. E quindi lui infatti è andato a scontrarsi sotto. Poi aveva il problema che il difensore centrale arretrava verso di lui, quindi lui di fatto, vedi, arretrava verso di lui, quindi non ha avuto proprio, se fosse uscito un po' prima e staccato un po' prima, probabilmente avrebbe potuto almeno allontanarla. Poi tra l'altro il pallone giunge da un'altra posizione, entrambi corrono, si scontrano, guardando il pallone probabilmente entrambi De Luise e il portiere non vedono l'avversario che giunge a contatto. Tra l'altro io penso che lo scontro che gli ha causato la perdita del dente, presumo che non sia nemmeno con De Luise, perché credo che sia lo scontro con il compagno, perché tutti e due cadono a terra, perché tutti e due si scontrano con il ragazzo della, con il libero, col centrale, chiedo scusa. Vabbè, comunque. Allora, bocca al lupo al portiere. Sì, certo. Dispiace per il dente, dispiace per la botta, purtroppo sono inconvenienti del mestiere. Okay, andiamo avanti con le immagini. Qui viene fischiato un fuorigioco alla Maddalonese. Che c'è? Non c'è. Secondo me c'è. Un poco più avanti con la gamba. Mi avviso. Secondo me è 3 centimetri. Non c'è. La tua opinione, Daniele? Ah, effettivamente no, forse è una questione proprio di centimetri. Fermare proprio il video e fermarlo. Sicuramente, come spesso capita, questa è una situazione proprio da classica didattica di come sono sempre gli esterni quelli che ti creano il problema del fuorigioco. In questo però caso, vedi, Florio. Di solito gli esterni dovrebbero stare più alti del centrale. Sono sempre loro dovrebbero quelli che creano i problemi. E inevitabilmente centrale, se tu riprendi l'azione, la fai un attimino ripartire, vedi che anche l'altro centrale stava prima andando, poi si stacca perché l'altro si ferma. Si stacca e torna in avanti per cercare un fuorigioco individuale. Esatto, vedi? Però lui chiama, alza subito la mano, vedi? Tac, fermiamo tac. Un attimo. Esatto. Lui chiama subito, si ferma, lì non c'è nessuno, là è una palla aperta questa, è anche lì, vedi? Daniele, da mister, due difensori esterni sempre un po' più alti dei due centrali o no? No, dipende, i difensori centrali... No, non è detto, no. Devono stare più bassi in così... No, la lettura della linea non è facile, ma in questo caso loro si sono trovati comunque spiazzati, perché inevitabilmente una palla aperta, il centrocampo dell'Istria era completamente tutto tagliato fuori. Là non puoi nemmeno... cosa fai in quelle condizioni? Ovviamente gli esterni in quel momento devono cercare di essere più accorti, perché se la penetrazione, vedi, loro sono 1-1, sono centrali, gli altri avrebbero dovuto cercare di essere più alti, ma è un parlare veramente del lunedì pomeriggio, ci mancherebbe altro. È interessante guardare come il centrale abbia prima seguito e poi abbia tentato di fare un fuorigioco individuale nel momento in cui si sia reso conto che c'era una palla aperta. L'ha letta anche abbastanza bene, infatti lui l'ha fatta bene, sono i due esterni che hanno rischiato, vedi, lui passa subito, l'ha letta bene, l'ha fatta altrettanto bene, però i difensori sono tutti e due, tra l'altro mentre i due centrali in uscita, i due esterni erano tutti e due rivolti verso l'area. Sì. Questo è interessante da poter analizzare, però a mio modo di vedere, diciamo in questo caso vorrei sottolineare come il difensore centrale abbia letto bene la situazione di fuorigioco individuale, accompagnando e lasciando. Ha fatto la finta... È giusto, va letta in quel modo. Ha fatto una bellissima finta, purtroppo ha ingannato anche i suoi terzi. Vabbè, poteva starci, ma guardate, queste cose si vedono anche in Serie A, cioè no, è difficilissima una linea del genere, per amor del cielo. Di una battuta, perché fosse trovato da solo sarebbe stata... Tra l'altro ci aveva, noi non abbiamo bisogno del VAR, perché se riprendiamo l'azione... Posso dire una cosa, ma ti faccio un'altra piccola analisi, però se dice a palla scoperta non si fa il fuorigioco.
No, non è una questione di palla scoperta, si fa il fuorigioco. Tu devi, a palla di gioco, ma tu devi cercare, cosa fai? O lo segui oppure lo molli. Lui ha scelto di fare una cosa intelligentissima, l'ha accompagnato e l'ha lasciato. Se io tengo la palla scoperta, la difesa sa che deve correre dietro. Ma non puoi lasciare, allora, non puoi, sai perché? Perché il ragazzo corri dietro, sei costretto a rincorrere. Lui ha già preso il tempo, lui ha fatto finta di accompagnarlo e poi ritorna. Noi non abbiamo bisogno del VAR perché abbiamo le linee già del Mazzella messe per terra. Io se devo dire una cosa, questo non è fuori gioco. No, ma anche se fosse fuori gioco di qualche centimetro, comunque voglio dire una cosa, guardate, il Mazzella è un terreno di gioco impresentabile, non è all'altezza di una società che cerca di essere. Hai perfettamente ragione, veramente incomprensibile. Hai perfettamente ragione. Purtroppo si vuole tenere il campo in erba è incomprensibile naturale, e purtroppo non riusciamo a gestire il campo in erba naturale a Ischia, non si riesce. È allucinante. Uno dei campi, tra l'altro esistono dei sintetici relativamente di quinta e sesta generazione, come quello del Cesena o del Novara, che sono di uno spettacolo unico. San Siro, alcune al misto. E, uno dei campi più cari alla storia dell'Ischia, quella della Palmese, anche quello storicamente uno dei campi più importanti, diciamo così, dell'ambito, diciamo, metropolitano di Napoli, del calcio che ha contato sotto certi aspetti. A noi cara per quella famosa finale di 20 anni fa, la stanno facendo in erba sintetica. È incredibile perché ancora ieri si vedeva la difficoltà che avevano i ragazzi in campo a gestire la sfera. C'è bisogno di uno, due, tre tocchi in più solo per controllare la sfera ed è un peccato anche per chi, pagando o meno, cerca di andare allo stadio per vedere uno spettacolo. E una società, qualora l'Ischia dovesse poi a un certo punto auspicare a se stessa di salire di categoria, l'aspetto campo è assolutamente fondamentale. Cioè, io parlo prettamente del terreno di gioco. Ok, sono perfettamente d'accordo con te. Io ritengo che l'Ischia debba essere fatto un buon sintetico, perché abbiamo provato dal 1986, 87, 88 ad avere il campo in erba naturale, e abbiamo sempre sofferto tanto perché non riusciamo mai a averlo in modo perfetto, fatta eccezione per alcuni mesi dell'anno. Poi nell'area, diciamo, di sinistra, quella adesso che vedevamo nell'ultima inquadratura, in quell'area di rigore, quest'area di rigore nella parte sinistra tra l'area del portiere e il corner, là c'è sempre stato un avvallamento. Chi ha giocato a Ischia con o contro l'Ischia sa perfettamente che in quella situazione ce ne sono stati anche di ginocchia che sono saltate. Ok, andiamo avanti con la moviola. Qui c'è il calcio di rigore conquistato da De Rosa, fallo di Sogliuzzo. Secondo me qui il contatto sembra essere leggermente fuori. Se riusciamo a bloccare per vedere un attimo la situazione. Con De Rosa che entra in area e... Ecco qui. Allora, fallo fuori. Qua abbiamo un guardaline che è poco attento, secondo me. No, ma infatti ha dato tante rimesse laterali pure assurde. Rigore fuori area, con questo rigore la Madalonese pareggia. Pareggia con Fava. Ok, quindi va anche detto che un po' sconsiderato anche l'intervento da dietro, perché là c'è già un giocatore in marcatura. Sì, poteva essere vista con maggiore attenzione, però il difensore sostanzialmente uno arretrava, l'altro lo rincorreva, l'errore c'è stato, vabbè. Diciamo che loro in campo non hanno protestato, non che servisse, perché nel momento in cui l'arbitro prende la sua decisione, il guardaline, mi sembra che l'assistente dell'arbitro, mi sembra che sia messo ottimamente per poter valutare proprio in funzione anche della linea bianca che lo avrebbe dovuto aiutare. Si è messo in posizione. L'arbitro era anche vicino, perché l'arbitro non era lontano. L'arbitro ha visto il fallo, la posizione in area o meno l'avrebbe dovuto vedere il guardaline, che si era posizionato, sì, bene, però ha visto male. Sì, io direi che questo è stato un rigore probabilmente generoso. Andiamo avanti con le immagini. Qui l'Ischia chiede un calcio di rigore, Cassagna ferocito con il guardalinee, però secondo me qui la decisione è giusta, perché probabilmente la palla non sbatte neanche sul braccio, e anche se
forse va sul petto, battesse sul braccio, il braccio è attaccato, a mio avviso. Quindi io penso non credo che... Questa forse è stata l'unica decisione giusta della partita che hanno preso. Peraltro probabilmente lo stesso, l'arbitro non lo poteva vedere e l'assistente dell'arbitro qua era coperto proprio da castagna, quindi non avrebbe comunque potuto esattamente vedere come stava. Posso dire una cosa, probabilmente ieri le maglie granata hanno creato problemi agli arbitri. In tutte le categorie. Visto quello che è successo a Torino. Hanno preso una bella sospensione gli arbitri. Andiamo avanti. Qui c'è Florio che atterra per Cope, l'arbitro fa il segno di proseguire, ma secondo me questo è un rigore netto. Rigore probabilmente netto e anche qui diciamo un po' di sufficienza nell'intervento da parte di Florio. No, è stato un intervento assolutamente avventato, ma nella maniera più assoluta, veramente è stato fortunatissimo, voglio dire. Perché qui l'arbitro è sempre stato molto vicino all'azione. La decisione che poi ha preso è un altro aspetto. La vicinanza all'azione, cioè fisicamente l'arbitro, c'è una battuta, ha corso molto più della Maddalonese. Però senza ombra di dubbio qui è un calcio di rigore che faccio fatica a capire come non sia stato dato. Ok, andiamo avanti con le immagini. Qui viene fischiato un fallo a Castagna. Colella all'ultimo minuto del primo tempo, dove l'Ischia probabilmente era in porta. Probabilmente l'avversario inciampa su Castagna. L'avversario inciampa probabilmente sul pallone, neanche su Castagna. Ok, quindi altro errore della terna arbitra. Sì, andiamo avanti ancora. Qui l'Ischia chiede un calcio di rigore, fallo di mano che sembrerebbe... Il fallo è stato fischiato, ma come calcio di punizione. Vabbè, probabilmente se riusciamo a fermare un attimo... Vabbè, qui c'è sempre il solito guardialinea che in effetti non ci ha preso tanto. Però qua era anche molto lontano il guardialinea. No, l'assistente era molto... Era anche la diagonale da due... Esatto, sì, no, ma comunque, l'arbitro era altrettanto vicino. Io penso che possa essere invece, a mio modo di vedere, personalmente condivisibile la... punto di impatto, sì, fuori dall'area. Allora, andiamo avanti. Qui viene annullato un gol all'Ischia con Muscariello che aveva messo la palla dentro e c'è questo contatto tra Di Costanzo e Defensa. Però mi sembra gioco fermo proprio perché sul contatto l'arbitro già fischiato, perché nessuno, pure Di Costanzo non fischiato. Sul contatto l'arbitro sta portando la mano, prima che lui colpisse l'arbitro stava già dando il fallo. Quando è vero Di Costanzo, non si è neanche esultato, è tutto. Sì. Probabilmente il fallo c'è anche, perché travolge un poco Di Costanzo l'avversario. Travolge, però, voglio dire, lui sta andando in terzo tempo, l'avversario era fermo e saltato da fermo, quindi... C'è pure, bisogna vedere se ha usato il braccio meno, cosa un po' con il gomito. Sì, probabilmente deve aver spinto. Sì, perché mette il braccio sinistro. Certo, il difensore è posizionato molto meglio, anche se da fermo stacca sicuramente sulla palla, quindi a mio modo di vedere ci può stare, probabilmente avrà fischiato un intervento con il braccio per... Qui, l'unico problema è il braccio, perché se non c'è il braccio, se va col petto non c'è fallo. Sì, sì. Andiamo avanti. Calcio di rigore per l'Ischia, secondo me fallo bruttissimo, però nettamente fuori, sembrerebbe fuori aria. Se possiamo fermare l'immagine. Però a me sembra... Ancora un po' più avanti. Forse ma è difficile. Beh. Ok, fermo visto qui. Ma io penso che là ci sia tutto, sia il fallo sia il fatto che presumibilmente noi la vediamo in maniera come prospettiva, ma credo che vedendo anche la dinamica della ricaduta, credo che il ragazzo comunque è stato preso in volo ma è caduto perpendicolarmente, quindi io penso che era appena entrato in aria e il fallo sia in aria, il rigore credo sia corretto sostanzialmente. Ok, abbiamo finito con l'immagine o c'è qualcos'altro? No, abbiamo finito. Ok, abbiamo finito con le immagini, ci fermiamo un attimo, un break di pubblicità.
salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111. E da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. La ditta La Raspata, specialista in prodotti di alta qualità, ti propone le olive, confezionate e selezionate per ogni occasione. Olive verdi e nere anche denocciolate in secchielli da 1 kg e 5 kg e le famose e buonissime olive di Cerignola. In ogni occasione c'è più gusto se scegli La Raspata, specialisti del buono. Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità, agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Studio, chiudiamo la pagina dell'Ischia guardando il futuro dell'Ischia. Vediamo il futuro dell'Ischia, del Savoia e del Napoli United. Quindi vediamo le tre schermate, partendo dall'Ischia che giocherà in trasferta sul campo del Savoia domenica. Poi sarà Ischia Real Forio, Barano Ischia, Ischia Napoli United e Albanova Ischia. Vedendo, vedi, cambiamo schermata, andiamo a vedere il Napoli United che ha un cammino molto più difficile dei gialloblè, affrontando l'Ercolanese in casa, la Puteolana in trasferta, la Frattese in casa, proprio l'Ischia in trasferta e il Napoli United poi con il Neapolis. Vediamo il Savoia che affronterà l'Ischia Calcio, il Neapolis, il Mondragone, la Maddalonese e il Sant'Antonio Abate.
A mio avviso, forse tralasciando il match Savoia Ischia Calcio, l'Ischia secondo me ha un cammino leggermente, proprio leggermente più semplice rispetto alle altre. La tua opinione? Ma le partite vanno sempre giocate. Certamente, era una... in un'altra condizione anche i due derby dell'Ischia avrebbero potuto avere altro tipo di appeal, ma io credo che le due squadre ischitane non abbiano la forza di poter contrastare quest'Ischia. Senti, adesso ci andiamo a vedere il Forio, ma questo Forio ricostruito non ti piace proprio? No, sinceramente io devo essere onesto. Cirelli, Roghi e compagnia. Ma questo non toglie nulla alla qualità che possa avere Roghi, alla generosità che mette in campo Cirelli. E devo dire la verità, anche Flavio, io penso che sia un ragazzo che da un punto di vista del costruire calcio non sia male, riesce ad avere una visione d'insieme, a parlare in maniera abbastanza equilibrata di quelle che sono le problematiche della squadra. Poi è chiaro che le dinamiche interne non le conosciamo e non sarebbe corretto parlarne o avanzare ipotesi, però è chiaro, come dicevo all'inizio, il fatto che ci sia un continuo via vai di calciatori non è mai una cosa buona, perché non si riesce a creare nemmeno quell'unità di intenti, quell'amalgama che giustamente altri presidenti del passato avrebbero acquistato, però voglio dire, rimane comunque difficile. Ieri ho visto anche, per esempio, e non è stata una cosa, diciamo, una novità, ho visto anche Ciro Saurino impiegato sulla linea dei difensori. Vabbè, quest'anno è la scelta quasi definitiva. Però anche su una linea 4, Ciro, voglio dire, non ha il tempo dell'anticipo, non ha il tempo del recupero. Diciamo, ha il fisico, la testa, però ha poca gara. No, perché sa giocare palla, però puoi anche magari... Ripeto, magari pensare di magari giocare, dico una cosa clamorosa, ma magari giocare a 3 dietro, scivolando a 4 nel momento in cui c'è la necessità, rialzandolo al centrocampo e tornando a 3 nel caso magari per guadagnare qualcuno che sappia realmente dettare i tempi a centrocampo, perché poi il Forio sopra non aveva niente. Anche ieri è stata, io dico la verità, a differenza di quello che ha detto Flavio, il primo tempo del Forio, sicuramente la Putiolana, quando poi dopo i primi 20-25 minuti ha cominciato effettivamente a essere oltremodo pericolosa e a meritare anche il vantaggio, però è stato un Forio molto generoso, riusciva magari più che altro a trovare spazio sugli esterni con dei rilanci, nemmeno tanto in maniera manovrata. Questo poi comunque è un peccato, perché loro giocano 4-2-3-1, quindi però non riuscivano poi a trovare la punta centrale, ripeto, nonostante la generosità. Però è una squadra che manca di, io l'ho vista un po' priva di idee. Io penso che il Forio, spero non debba pentirsi di non essere riuscita a battere il Varano con quei due punti che ad oggi secondo me sono veramente fondamentali per cercare di guadagnare qualche posizione in ottica play out. Ok, abbiamo sentito la tua analisi, ci andiamo a vedere la partita, sì. Così poi dopo possiamo valutare il calcio giocato. Pudolana Real Forio, 21ª giornata del campionato di eccellenza, il Forio fa visita alla capolista Pudolana. Messa laterale, la palla che resta in area di rigore di Simone, bravissimo Di Rico. Ancora squadra di casa, palla sulla destra, il cross ancora di Simone che si divora il gol del vantaggio. Grezio dai 30 metri, ottima la parata di Di Rico. Sempre i padroni di casa in avanti, con palla per Grezio che mette il cross per De Simone che fa 1-0. Fantastica la giocata di Grezio. Calcio di punizione, palla di poco alta. Ancora Pudolana in avanti, poco Forio in questo primo tempo con questo sinistro di Guaracino che colpisce il palo.
Primo tempo termina 1-0 per la squadra di casa. Il secondo tempo può cambiare la partita con questo scontro tra Castaldi e Marignano. Espulso il calciatore della Puteolana, già era stato ammonito. Invece la Puteolana inizia a giocare con l'uomo in meno, trova il gol del 2-0. Qui Guaracino si conquista un calcio di rigore. Sul pallone va Grezio, che batte Del Rico e porta i suoi sul doppio vantaggio. Al 56esimo minuto Guaracino imprendibile si presenta davanti a Del Rico, che è bravo, poi la palla viene allontanata e ancora Guaracino che riesce a superare Saurino, ma è bravissimo Del Rico, sempre la squadra di casa in avanti. Qui Saurino mette un'ingenuità e viene ammonito, concede un altro calcio di rigore alla Puteolana. Questa volta sul pallone va Guaracino, ma la palla va dentro. 3-0 Puteolana. Altro rigore perfetto per i padroni di casa. Sempre la squadra di casa in avanti con questo cross. Guaracino, ancora Del Rico, si vede il furio in avanti all'88esimo minuto. Palla dietro per Gelicanin. Sardo colpisce la palla con la mano ed è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta proprio Gelicanin e fa 3-1. Rigore perfetto. Terzo rigore dell'incontro. 92esimo, la Puteolana continua ad attaccare nonostante sempre l'inferiorità numerica, sempre Guaracino, uno dei migliori in campo, mette il cross ed è Porcaro a mettere la palla dentro. La palla ha superato la linea, Del Rico non può nulla e la Puteolana si porta sul 4-1. In avanti il forio al 94esimo, il cross, Gelicanin si divora il gol del 4-2, il 4 del 5-1 invece se lo divora Grieco. Un ottimo intervento di Del Rico, ma finisce qui. Puteolana 4, Real Forio 1. Abbiamo visto pure il forio, tra pochissimo avremo un collegamento da Napoli per la città metropolitana per conoscere appunto l'esito delle elezioni che ci sono state ieri. Il collegamento sarà con Marco Altore e con alcuni ospiti, lo faremo nell'ambito della trasmissione sportiva, una finestra però importante, una finestra di cronaca che riteniamo opportuno fare. Noi nel frattempo andiamo avanti, abbiamo visto il Real Forio, posso dire poco Real, in quel del Conte a Pozzuoli, adesso ci andiamo a vedere anche le immagini del Barano, un Barano che purtroppo non riesce a tirarsi su. Allo stadio Solaro di Ercolano si gioca la 21esima giornata del campionato di eccellenza Campania Girone B tra Ercolanese e Barano. Il match termina 5-1 per i padroni di casa, una partita fondamentale per entrambe le formazioni. I vesuviani che sono alla ricerca di una salvezza tranquilla, gli isolani invece si giocano le ultime carte per raggiungere almeno la zona playout. L'Ercolanese parte meglio per cercare il vantaggio attraverso una manovra ben organizzata. Nei primi minuti i padroni di casa sono pericolosi con Liguori nell'area di rigore del Barano, ma il tiro finisce fuori. Lo stesso numero 10 ci riprova al 26esimo tirando da fuori area, ma il portiere Mennella para. Al 38esimo la svolta del match, l'arbitro fischia un calcio di rigore per l'Ercolanese ed espelle con rosso diretto Enrichiello per aver commesso un fallo sull'avversario lanciato a rete. Sul dischetto va Orefice che porta in vantaggio la sua squadra per 1-0 tra le proteste degli ospiti. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il Barano va vicino al pareggio con il pallone che viene colpito in area di rigore di testa ma si stampa sul palo. Sul capovolgimento di fronte gli isolani sono scoperti e Liguori finalizza il contropiede siglando la rete del 2-0 che chiude la prima frazione di gioco.
Pronti via nel secondo tempo, arriva il tris dell'Ercolanese al primo minuto con la rete di Di Giglio nata da un errore in fase di impostazione del Barano. Al nono gli isolani accorciano il passivo con il rigore trasformato da Alcazar. L'arbitro punisce un tocco di mano in area in seguito ad un cross dalla destra. Un sussulto degli ospiti che poi, per il restante secondo tempo, complice anche l'inferiorità numerica, devono inseguire. Al 26esimo si stampa sul palo e alla conclusione di Auriemma. A chiudere definitivamente il match ci pensano Orefice al 28esimo, con il gol che gli vale la doppietta personale, poi Basso al 35esimo, approfittando di un errore di Monti in retropassaggio. La partita termina 5-1. I vesuviani vedono ormai la salvezza diretta. Per il Barano si allontanano sempre di più le speranze di restare in eccellenza. Torniamo in studio. Mi piango un po' che ci darò di meglio vedendo queste immagini di questo Barano. In effetti una squadra che dimostra di avere delle lacune proprio individuali. Daniele. Sì, è un peccato, anche Isidoro è un ragazzo che potrebbe meritare di avere magari una qualità a disposizione leggermente diversa. Quando l'ha avuta io ho sempre visto delle belle partite, delle buone partite da parte sua. Magari può capitare che in alcuni momenti della stagione la squadra potesse mollare un momento psicologicamente, ci può stare, però le sue squadre hanno sempre giocato bene. Si fa veramente difficoltà a trovare qualcosa di concretamente, un punto di partenza da cui, diciamo, il martedì ripartire. Ok, sfumiamo con le immagini dell'Eccellenza. Vediamo il prossimo turno e vediamo poi i risultati del campionato di promozione. Il prossimo turno vede Albanova, Nuova Napoli Nord, Barano, Puteolana, Napoli United, Ercolanese, Forio, Frattese, Savoia, Ischia, Maddalonese, Neapolis, Sant'Antonio Abate, Mondragone. Sfide da bassa classifica, Maddalonese, Neapoli, Sant'Antonio Abate, Mondragone. Vedendo la Frattese in difficoltà, se il Forio riuscisse ad approfittare cambierebbe davvero tanto solo con questa partita. Vediamo, chiudiamo l'Eccellenza, andiamo nel campionato di promozione dove il Lacco perde in casa 1-0 con Orione Terra ma fallisce due calci di rigore. Il Procida perde in casa con il Frattaminore 2-3, poi San Francesco Soccer, Sant'Anastasia 1-7, Tersigno quarto grado 1-0, Puteolana, Oratorio Tungonella 1-0, Virtus Afragola, Città di Casoria 2-1, Ercolanese, Montecalcio 4-0. E andiamo dunque a vedere la classifica con l'Ercolanese 57 punti, quarto grado 53, Rione Terra di Mister Monaco 42, Frattaminore e Donguanella 41. Le nostre isolane sono a 21 punti il Procida e 9 il Lacco Ameno. Diciamo che una salvezza diretta è ormai quasi impossibile. Un play-out, naturalmente adesso cercheranno le due squadre di posizionarsi al meglio per disputare almeno un play-out in casa, anche se per il Lacco Ameno la vedo molto molto difficile. Un Lacco Ameno che però le prestazioni le sta facendo. Vediamo anche la partita con la capolista in casa 1-1 e contro un Orione Terra terzo in classifica, che probabilmente meritava di più. Due calci di rigore sbagliati, occasione divorati davanti alla porta, un risultato che forse poteva anche essere diverso, però vediamoci anche la sintesi. Ok, ce la vediamo la sintesi. E allora inizia Lacco Ameno, Rione Terra, cross fuori dove trova il controllo di Gallo, poi Carandente prova il destro, si distende di meglio e blocca con il fischio del direttore di gara. Cross verso il colpo di testa da parte di Capuano. Cross a tutti che lisciano, che poi gira molto bene da Carandente che se ne prova ad andare. Cross con il sinistro nel centro, Lucignano con la sventagliata verso il centro a cercare un colpo di testa che era quasi diventato un assist per Seprano. Su Lucignano ora visto il 10. Che avanza, entra in area di rigore, cross con il sinistro, il miracolo difensivo da parte di Boria. Calcio d'angolo al Rione con del giudice che si avvicina.
cross con il sinistro, Di Meglio superato, il pallone viene protetto, non c'è fallo, alla fine subentra Lanuto che piazza. Juvene, profondo verso Riccio, gran pallone, Riccio destro al volo, inguardabile. Juvene prova a mettere ordine, gran controllo, movimento di Sorrentino visto, gran pallone, destro di Sorrentino. Bella questa, questo triangolo, poi Riccio, fallo di mano di del giudice e allora calcio di rigore, parte Juvene Navarra, si distende e compie un miracolo. Juvene poi dal calcio d'angolo verso Riccio, palo, controllo, palleggio, sombrero e sinistro al volo. E allora ricomincia l'accameno Rione Terra per Terra, con Carandente che va al centro, il colpo di testa, il pallone che resta lì, il miracolo, il pallone non è entrato, ora è entrato. Allora interrompiamo un attimo lo sport perché c'è un momento importante, la proclamazione degli eletti per la città metropolitana. Abbiamo con noi Marco Altore, siamo all'interno appunto dell'ex palazzo della provincia in piazza Matteotti. Chiedo a Marco Altore di mettersi in contatto, di seguirci, di spiegarci quanto sta accadendo. Eccomi, prendo la linea in diretto qui dal palazzo della città metropolitana in piazza Matteotti. Tra pochi secondi ci sarà la proclamazione degli eletti. Vediamo ora il sindaco di Napoli e della città metropolitana Manfredi indossare la fascia blu per proclamare i 24 eletti. Sono 9 sindaci e 15 consiglieri dei comuni della provincia di Napoli. Le elezioni, come sappiamo, si sono svolte ieri e da poco sono finite le operazioni non di scrutinio ma anche di verbalizzazione. Quindi tra poco il sindaco di Napoli e dell'area metropolitana Manfredi prenderà la parola. Mi date conferma che sentite? Sì, sentiamo, sentiamo bene. 19:45, considerando il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, nonché la graduatoria di candidati alla carica di consigliere metropolitano di ciascuna lista, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani di Napoli. Per la lista numero 1, avente il contrassegno Fratelli Vitale a Giorgia Meloni, alla quale spettano seggi numero 1, i signori Nocerino Giuseppe, con cifra ponderata individuale di 1743. Per la lista numero 2, avente il contrassegno Forza Italia, alla quale spettano seggi numero 2, i signori Perliccia Massimo, cifra ponderata individuale 2536, e Gualci Salvatore 1726. Per la lista numero 3, avente il contrassegno Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana, alla quale spettano seggi numero 7, i signori Cirillo Giuseppe, cifra ponderata individuale 3703, Losario Carmine 2944, Sabino Antonio 2658, Bencivenga Giuseppe 2535, Del Prete Marco Antonio 2509, Borrelli Luciano 2434, Tito Giuseppe 2229. Per la lista numero 5, avente il contrassegno Grande Napoli, alla quale spettano seggi numero 1, il signor Grimaldi Luigi, cifra ponderata individuale 1961. Per la lista numero 6, avente il contrassegno Napoli Metropolitana, alla quale spettano seggi numero 7, i signori Claudioso Dionigi 3520, Abbagnale Ilaria 3235, Colella Sergio
2745, Cagliazzo Antonio 2710, Sorrentino Felice 2611, Sommese Giuseppe 1971, Andreozzi Cosano 1864. Per la lista numero 7 avente il contrassegno Progresso e Legalità con Catello Maresca, alla quale spettano seggi il numero 1, il signor Cirillo Vincenzo, cifra ponderale individuale 1725. Per la lista numero 9 avente il contrassegno Lega con Salvini, alla quale spettano seggi il numero 1, il signor Esposito Alaia Domenico, cifra ponderale individuale 2033. Per la lista numero 10 avente il contrassegno di Territorio Nazione, alla quale spettano seggi il numero 1, il signor Magazzo Domenico, cifra ponderale individuale 1977. Per la lista numero 11 avente il contrassegno Territorio Movimento, alla quale spettano seggi il numero 3, i signori Cioppi Salvatore, cifra ponderale individuale 4805, Flocco Salvatore 3019, Pezzella Salvatore 666. C'è un applauso. Che ora dopo la proclamazione prende la parola il sindaco Manfredi. Allora, un ringraziamento in primo luogo alla dottoressa Costa e tutto l'ufficio elettorale, tutto lo staff della città metropolitana che hanno lavorato con grande professionalità consentendo questo esercizio molto bello di democrazia. Un ringraziamento a tutti i candidati che hanno consentito di realizzare una bellissima competizione. E le mie felicitazioni agli eletti, che insieme cominciamo una bella avventura per valorizzare quest'ente e soprattutto per dare una risposta ai territori che tutti noi rappresentiamo. I cittadini dell'area metropolitana si aspettano molto da noi e io sono convinto che saremo in grado di dare una bella risposta. C'è la mia grande disponibilità, conosco tutti voi e so bene che insieme potremo fare molto bene. Grazie, un buon lavoro a tutti e insomma adesso festeggiamo un giorno e poi dopo ci mettiamo a lavorare. Mettiamo le poche parole del sindaco di Napoli dell'area metropolitana Manfredi, cerchiamo di avere anche al nostro microfono tra qualche minuto. Marco, ci senti? Sì. Marco, sì. C'è Dionigi Gaudioso lì con te? Sto cercando di individuarlo perché alle mie spalle c'è davvero una grande folla, e però l'ho visto prima e gli avevo detto di intervistarlo. Ora sta venendo il sindaco Manfredi anche verso di noi. Allora, se possiamo intervistare il sindaco Manfredi andrebbe benissimo, sottolineando l'importanza, sì, delle isole. C'è anche ecco il sindaco, se lo vedete inquadrato. Sì. Sono in diretta. C'è il sindaco Gaudioso proprio a fianco al sindaco Manfredi per le foto di rito con tutti gli eletti. Cerco di spostarmi anche più indietro per agevolare il lavoro dei colleghi presenti. Quindi chiediamo scusa anche ai telespettatori, ma siamo in diretta. Allora, per noi è una grandissima soddisfazione poter avere un sindaco che ci rappresenta, soprattutto per poter valorizzare ancora meglio, per dare un ruolo da protagonista all'isola di Ischia, ma anche all'isola di Procida nell'ambito della città metropolitana. Beh, assolutamente, nel consiglio uscente non c'era un esponente di nessuna delle tre isole ed è importante averlo in questa legislatura, che ricordiamo è importante anche per la spesa dei fondi europei, perché vedere protagonista anche la città metropolitana in questo. Ok, quindi ora vedete, ci sono i saluti. Vediamo se riusciamo a strappare un'intervista veloce a Dionigi, altrimenti ci riprendiamo la linea.
Sì, sto cercando di chiamare sia il sindaco di Barano e il sindaco Manfredi. Come vedete, insomma, ci sono i saluti tra i vari esponenti istituzionali del Comune di Napoli, ma anche della Regione Campania. Qui abbiamo visto anche i consiglieri Mensorio, i consiglieri Nappi, la consigliera Patriarca della Regione Campania, e anche poi i consiglieri comunali Savastano, Savarese, tutti coloro, insomma, che hanno tessuto un po' le fila. Vedete anche davanti a me la consigliera regionale Fiola, tutti coloro che hanno tessuto un po' le fila di questa campagna elettorale un po' particolare, perché sappiamo che le elezioni della città metropolitana sono elezioni di secondo livello, e quindi sono gli esponenti istituzionali, i consiglieri comunali di tutti i comuni della provincia, più i sindaci, che in pratica si votano tra di loro. Allora, Marco, ti invito ad andare tu con noi, il neoeletto sindaco di Barano. Ok, fai i miei complimenti e poi dopo via l'intervista. Quali sono i suoi progetti a stretto giro per Ischia? Sì. Allora, sindaco, innanzitutto complimenti per questa sua elezione. Quali sono i progetti che ha per l'isola di Ischia in questi anni di consigliatura alla città metropolitana, che li ricordiamo sono fondamentali anche per la spesa dei fondi europei? Ma l'impegno deve essere quello che la città metropolitana adesso deve intervenire seriamente sull'isola, sia sulle scuole, sulle strade, ma anche quello che può fare sulle coste. Quindi deve essere una città metropolitana da oggi in poi a fianco dell'isola, e quindi mi aspetto di vedere Ischia protagonista nella città metropolitana, grazie anche al sindaco Manfredi, che è una persona molto competente e valida, e quindi anche amico dell'isola. Allora, sindaco, prima delle... prego, sì. Volevo dire soprattutto scuole, strade, e abbiamo detto coste per quanto riguarda la provincia, l'ex provincia, città metropolitana. Diceva il direttore Rico Buono da studio, scuole, strade e coste sono, insomma, tematiche importanti per l'isola e non solo. Ma penso queste sono le deleghe in particolare che ha la città metropolitana per quanto riguarda l'isola. È chiaro che poi sul PNR si apre completamente il discorso, diventa tutto più importante. Io sono ancora contento, posso solo in questo momento ringraziare tutti quello che mi hanno dato la possibilità di avere questo grande risultato, perché fino adesso non era mai successo che un ischitano era arrivato alla città metropolitana, pure perché un voto particolare senza i voti anche della terraferma è impossibile. Anche se ringrazio tutti gli amministratori ischitani che mi hanno aiutato, perché penso che è arrivato un numero veramente importante da Ischia. Penso che è frutto del buon governo dei 5 anni, della buona amministrazione, penso targata Gaudioso, con tutti i suoi collaboratori, che è un mix di dipendenti e amministratori, alla fine è andata bene. Quindi ringrazio tutti e spero di fare bene per l'isola. Possiamo dire, direttore... Dionigi, faccio l'ultima domanda, avere un rappresentante in città metropolitana potrebbe significare dare il via ad un comune unico, nel senso ad un'unità di progetti, di intenti, di programmi dell'intera isola d'Ischia, e la tua elezione può essere questo un bel viatico per tutti noi. Diceva il direttore Buono da studio, se la sua elezione può essere anche sinonimo di non tanto un comune unico, ma un progetto politico istituzionale che vede insieme tutta l'isola di Ischia nella spesa anche dei fondi europei. Ma noi sulle tematiche importanti dobbiamo superare i campanilismi e dobbiamo andare avanti tutti insieme per il bene dell'isola e per migliorare. Chiaro che questo è un momento storico per l'isola. Il PNR non capiterà più, dobbiamo cercare di spendere i soldi nel miglior modo possibile per migliorare l'isola. Sindaco, un'ultima domanda la faccio io, in attesa di intervistare anche il sindaco di Napoli velocemente. Noi ci siamo visti prima delle elezioni, io le ho detto, per essere eletto è fondamentale avere anche l'appoggio di qualche consigliere del Comune di Napoli. Alla scheda marrone, ricordiamo 7 schede a seconda della popolazione, sono arrivati ben 2 voti, quindi un ottimo risultato. Ma diciamo, dagli accordi dovevano arrivare questi 2 voti, erano stati promessi 2 voti, alla fine sono arrivati 2 voti,
che mi hanno consentito di fare primo nella mia lista e quindi di avere un'affermazione al di là della semplice elezione. E poi dobbiamo lavorare, ormai il risultato è già alle spalle. Complimenti, in bocca al lupo e buon lavoro. Direttore, se abbiamo qualche minuto dovremmo avere a breve il sindaco Manfredi. Ok, se ce l'hai il sindaco Manfredi, se no sì, mi riprendo sì, la linea. Sì, sta, ce l'hai. Sta venendo qui, sta venendo perfetto. Qui. Sindaco, grazie per la disponibilità, siamo in diretta su Tele Ischia. Il Consiglio metropolitano si è insediato, quindi un altro tassello importante. Importante, poi una bella squadra che darà risposte importanti, poi mi fa veramente piacere che ci sia una rappresentanza diretta dell'isola, perché così il sindaco Gaudioso potrà portare le esigenze di tutta l'isola. Io credo che la città metropolitana deve valorizzare il ruolo delle isole, che sono un grande potenziale sia dal punto di vista economico che sociale, quindi lavoreremo bene insieme per garantire il massimo impegno sui servizi per l'isola di Ischia e per tutte le isole. Si riferisce al sindaco Gaudioso, il primo eletto nella lista poi di sua emanazione. Sì, sì, è stato il primo eletto nella mia lista e questo mi fa piacere, perché è un valore anche simbolico del ruolo importante che le isole potranno avere in questa legislatura che ci apprestiamo a portare avanti. La spesa dei fondi europei vede impegnata in prima persona anche la città metropolitana, ma in campagna elettorale lei più volte ha fatto riferimento a tematiche come anche trasporti e turismo. Sì, trasporti, turismo, infrastrutture sono temi molto importanti, quindi la città metropolitana sarà in prima linea per garantire il massimo supporto e sostenere le iniziative che vengono portate avanti dai vari comuni. C'è una domanda da studio? Sì, la domanda da studio è l'importanza logicamente di investimenti che possono far ancora più decollare la nostra isola nell'aspetto delle scuole, ma soprattutto delle coste che sono particolarmente in difficoltà, in erosione, soprattutto quella di Barano. Ci dicono da studio anche attraverso il lavoro della città metropolitana per quanto riguarda le scuole sull'isola, ma anche il tema dell'erosione delle coste, sì, soprattutto a Barano e non solo. Sì, il tema delle scuole è un tema fondamentale per quelle che sono di competenza della città metropolitana, quindi le scuole superiori. Noi adesso avvieremo subito un censimento per valutare tutte quelle che sono le necessità e sappiamo che sono tante. Il tema dell'erosione è un tema che riguarda vari punti dell'area metropolitana, sicuramente le isole sono interessate a questo fenomeno e valuteremo anche insieme alla regione come operare in sintonia su questo grande tema, che è sicuramente un tema che sta a cuore dei cittadini ma anche degli operatori economici, perché è chiaro che la protezione delle coste ha un valore sia ambientale ma anche economico per i nostri territori. Direttore, ci dicono che dobbiamo liberare il sindaco, quindi non so se hai un'ultima domanda no. Prima di pulirla io e salutarlo. Un in bocca al lupo a lui e a tutta la sua squadra. Allora, dalla redazione di Tele Ischia, in bocca al lupo a lei e all'intero consiglio di buon lavoro. Un'ultima domanda io gliela faccio. 24 consiglieri, di cui 9 sono sindaci, quindi tra sindaci forse si dialoga ancora meglio. Io ci tenevo molto che ci fosse una presenza forte dei sindaci, perché i sindaci sono legittimati al massimo livello a rappresentare i territori. Ovviamente ascolteremo anche i tanti sindaci che non sono rappresentati in consiglio, ma che chiaramente portano le istanze di una città metropolitana molto articolata ma anche molto importante. C'è tanto lavoro da fare, ma lo faremo insieme. Sono molto fiducioso che faremo un buon lavoro nell'interesse dei cittadini. Sarà una sua visita sull'isola di Ischia? Sicuramente, la città, io amo molto Ischia e sicuramente sarà l'occasione che posso tornare sull'isola, sicuramente poi farò un giro per visitare e incontrare tutti i sindaci. Questo, insomma, appena avremo un attimo di tempo lo farò con grande piacere. Grazie ancora al sindaco di Napoli e dell'area metropolitana, Gaetano Manfredi. Come vedete qui alle mie spalle, insomma, c'è ancora un via vai di persone, di eletti, di elettori, di funzionari, quindi insomma... sarà così ancora per un po', momento anche di confronto tra le persone che sono state elette e poi anche tra gli addetti ai lavori e ai colleghi giornalisti. Direttore. Okay.
Grazie Marco, a risentirci. Grazie per la tua finestra politica e importante dal punto di vista anche amministrativo. Buonasera a te direttore, a chi c'è in studio e ai telespettatori. Era doveroso offrire da parte nostra questa finestra politica, perché l'elezione del Consiglio metropolitano mai come questa volta è fondamentale per la spesa dei fondi europei e quindi rilanciare i nostri territori dal punto di vista turistico, delle scuole, delle coste, delle strade, ma anche insomma dell'arredo urbano. Questa è una sfida da non perdere. Il Comune di Napoli ha i suoi rappresentanti in Consiglio metropolitano, ma ovviamente si è dato spazio anche a tante altre città della provincia di Napoli e, lo ripetiamo, per la prima volta anche l'isola d'Ischia ha un proprio rappresentante a Palazzo Matteotti. E questa è un'altra notizia importante, una sfida importante da poi poter vincere, come dicevi tu, in maniera congiunta a tutti gli altri sindaci dell'isola d'Ischia e non solo. Ok, grazie Marco e arrivederci. Ok, torniamo in studio, vediamoci la sintesi del Barano, che abbiamo, dell'Acquameno che abbiamo interrotto, rivediamoci la sintesi e poi chiudiamo. Ci prova Lucignano, anzi no, scusatemi, era Di Meo. Grande scatto di Carandente, tutto da solo, cost to cost, di Carandente, si è fatto tutto il campo, ci sta Lucignano largo, Carandente va, Carandente finta e destro. Lanuto, poi Boria a cercare Muscarello che ha provato il colpo di testa all'indietro, ci sta Sorrentino, cross, mano larghissima infatti, calcio di rigore per il Laccameno. Il sinistro di Romano o Navarra per il secondo miracolo, fischia direttore di gara, Romano Navarra! Navarra se ne va e verticalizza, trovando molto bene Grico che viene messo giù da Romano, prende il cartellino giallo, però Romano viene espulso, Romano che dà un calcio al cartellino del direttore di gara, diciamo che questo non è un atteggiamento giusto da parte di Tessitore, che viene ammonito, quindi l'Accameno la conclude addirittura in 9 questa partita. Scusatemi, se ne prova ad andare, ci sta Ciotola, ha servito il 18 che se l'allunga e va con il destro, la parata di Di Meglio e arriva 1, arriva 2 e arriva 3. Il direttore di gara dice che può bastare. L'Accameno Rione Terra finisce 1-0 per il Rione Terra. Ok, grazie Giuseppe Migliaccio, abbiamo visto la sintesi appunto dell'Accameno, l'Accameno sfortunato. Avevamo in programma anche un collegamento con Gennaro Monaco che non siamo riusciti però ad attivare, ci sarà sicuramente la prossima settimana. I tempi sono strettissimi, noi adesso andiamo in chiusura, abbiamo fatto una importante pagina anche politica con la città metropolitana. Daniele, ti ringrazio per il tuo importante contributo a questa trasmissione, arrivederci al più presto. Grazie a voi, grazie a tutti, buonasera, alla prossima. Ok, grazie Giuseppe e arrivederci a tutti, appuntamento a lunedì prossimo.